Grazie. E dunque, a me spetta un compito di stretta su focus su alcuni dati che peraltro sono dati che noi abbiamo presentato in maniera un pochino più diffusa già a giugno e che, per collegarmi meglio al tema, insomma, verranno poi anche in qualche modo riguardati sotto il profilo specifico dell'autonomia e della responsabilità, perché offrono qualche spunto interessante ulteriore. Ma che in primo luogo, appunto, cogliendo la suggestione del Presidente Castelli, suggeriscono di un periodo di, come posso dire, attacco sistematico alla capacità operativa del comparto. No, cioè noi abbiamo una situazione in cui in 4-5 anni abbiamo avuto una riduzione netta di risorse valutata sul perimetro che deve interessare. Magari qualcuno ha aumentato l'imposta di soggiorno, però insomma attenzione all'accidente e alla sostanza, no? Sul perimetro che interessa, cioè quello che è usato per la regolazione generale della finanza pubblica, che vale all'incirca il 20% delle entrate primarie del 2010, insomma, no? Quindi per dare un'idea. Chiaramente i comuni non hanno fatto spending review per il 20%, hanno attivato quel meccanismo anche di riduzione di costi. Qui abbiamo tralasciato insomma certi discorsi, ma il costo del lavoro, la spesa per servizi eccetera sono significativamente diminuiti in questo comparto, sul lavoro, il comparto in questo periodo. Sul lavoro segnalo solo questo senza numeri precisi, ma insomma noi a dati costanti abbiamo un 15% di riduzione della spesa, che è molto importante essendoci di mezzo servizi ad alta intensità di lavoro, con ovviamente insomma una situazione che in qualche modo il lavoro costituisce un fattore essenziale sia in quanto tale sia in quanto capacità di turnover con risorse fresche, che anche questo è stato fortemente colpito. Quindi abbiamo avuto un quinquennio nel quale quelle leve che sono state accennate in vario modo sono state attivate, ma non la leva fiscale attraverso il margine maggiore fornito dall'IMU, la leva della riduzione dei costi, ma non sono arrivate, non hanno potuto né a livello di comparto né a livello della grande maggioranza dei comuni controbilanciare il calo netto di risorse appunto in questo perimetro fondamentale. In questo grafico un po' mostruoso si vedono i rossi che sono gli aumenti di prelievo locale, mentre in blu sono tutti i comuni rappresentati, 7.000 su 8.047, e le risorse nette disponibili, le due variazioni, no? Quindi noi abbiamo la grande maggioranza dei comuni, non è solo un discorso di comparto, ma la grande maggioranza dei comuni che non è arrivata a recuperare attraverso le leve maggiori e le riduzioni di spesa ottenibili il calo importante di risorse nette intervenuto nel periodo. Quindi abbiamo quello che insomma è stato già detto, che adesso però non ci so ritornare perché questo non è Excel, PowerPoint, eccoci, una situazione di allontanamento progressivo dall'attuazione dalla legge 42, ma dalla prima attuazione del decreto legislativo 23. Io ragiono diciamo più nel più piccolo campo dell'attuazione del federalismo fiscale che non nel discorso di estremo interesse che il professore Presidente Gallo ha poco fa delineato in relazione a tutta la riforma costituzionale, ma noi avevamo un pezzo di attuazione della riforma con tutte le difficoltà eccetera che ha trovato nel 2011 un vago inizio di possibilità di assestamento con certi artifici, il fatto che i trasferimenti rimanevano di pari importo assoluto ma venivano denominati e considerati come compartecipazioni di comparto ai tributi erariali sugli immobili, no? Una serie di meccanismi che possono essere sottoposti a critica minuta e lo sono anche stati, ma che in qualche modo si mantenevano nel solco del enfatizzazione dell'autonomia di prelievo e nella sostanziale appunto attuazione di un disegno che puntava sull'autonomia e sulla responsabilità in maniera giustamente compromissoria. La legge 42 è un compromesso importante tra istanze territoriali, politiche e di impostazione culturale diverse,
potevano, quindi poteva essere una piattaforma di sviluppo interessante. Questo non è avvenuto, l'aumento della pressione locale è ampiamente determinato da scelte nazionali, ormai è una cosa che non diciamo soltanto dal lato comune, insomma è un'acquisizione importante anche attraverso orientamenti e pronunciamenti della Corte dei Conti, di dottrina di varia estrazione e natura. E quindi l'utilizzo della leva fiscale è improprio proprio per ciò che il professor Gallo poco prima sottolineava, cioè io devo poter agire sul mio margine fiscale da esponente della da sindaco, esponente della collettività locale, per decidere cosa fare, non per difendermi da situazioni in cui le risorse essenziali vengono aggredite. Lo Stato è completamente fuoriuscito, questo sì, questo si è ottenuto, ma è fuoriuscito dal meccanismo di alimentazione di fondi di perequazione, di riequilibrio, eccetera, per effetto del sommovimento fiscale che c'è stato. Per cui di fatto ciò che prima lo Stato garantiva in termini di contributo al riequilibrio delle ovviamente molto importanti differenze di capacità fiscale comunale, oggi viene ottenuto fino a oggi attraverso una trattenuta dell'IMU comunale, quindi sono i comuni che data un certo livello di prelievo in base a una proporzione sul gettito standard, ma insomma dato un certo prelievo deciso localmente, c'è una quota che va orizzontalmente, come si dice, per la perequazione. E questo significa, per tornare poi a un'osservazione che farò tra breve su cosa potremmo fare oggi, che se non addetti ai lavori o diciamo, divulgatori di grande bravura, nessuno è in grado di dire esattamente, dato un comune X, quanto del sacrificio richiesto ai cittadini in termini di prelievo immobiliare serva per le decisioni locali, per i servizi essenziali locali, per le decisioni incrementative locali, ovvero per il sistema di perequazione o per il sistema di finanza pubblica. Perché in tutto ciò ricordiamoci sempre che noi con l'introduzione dell'IMU abbiamo incorporato un contributo alla finanza pubblica in termini di maggior base imponibile di base ceduta alla manovra 2011-2012 di 3 miliardi abbondanti per la differenza a favore della nuova base IMU che è stata appunto compensata. Quindi queste 3-4 motivazioni stanno tutte dentro il bollettino, no, che il cittadino paga, e quindi l'elemento responsabilità è fortemente confuso in questa diversità e con molteplicità di obiettivi del prelievo locale. Infine la questione del patto di stabilità interno, ma lì insomma abbiamo un discorso in conclusione che penso sia più interessante. Noi abbiamo lavorato un pochino da artigiani, diciamo, e da operatori empirici, insomma, no? Che devono poi lavorare sulla manovra di quest'anno, sulle scelte del mese prossimo, eccetera, ma insomma abbiamo cercato di lavorare già nel 2015, che ha rappresentato un cambiamento importantissimo, in parte tuttora sottovalutato, e cioè l'introduzione della nuova contabilità, che è una cosa che cambia notevolmente i margini, i vincoli e il grado di libertà nella gestione del bilancio di ciascun singolo ente, per enfatizzare l'elemento autoregolazione. No, avevamo nel 2015 due pilastri di vincoli, quello del patto di stabilità molto ribassato, passava da formali 4 miliardi abbondanti a formali 1 miliardo e 8, quindi l'obiettivo di partenza era fortemente ribassato in effetti, ma a cui si doveva accoppiare, se no non ci si capiva più niente, e inizialmente ci si è capito poco, ulteriore vincolo finanziario del tutto analogo in termini di restrizione delle capacità di bilancio e di spesa degli enti locali, che era quello dovuto alla prima attuazione della nuova contabilità, cioè a ben lo stesso importo, quasi 1 miliardo e 8 di stima di fondo crediti di dubbia esigibilità. Tra l'altro il fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè l'accantonamento, no, di quote di entrata ipotetica di competenza che però statisticamente hanno ampia probabilità di non rivelarsi nell'immediatezza, e quindi accantonandoli io mi costringo a essere accostato alle entrate realizzate, no, alle entrate ipotizzate in competenza. È un cambiamento importante a cui noi non ci siamo opposti, abbiamo anzi fortemente collaborato. Queste due componenti dovevano essere trattate insieme, abbiamo provato con un
buon esito, direi, anche adesso dopo il primo monitoraggio di giugno, a mettere insieme questi due aspetti dicendo all'ente: tu hai questo obiettivo generale, in totale 3 miliardi e 6, il singolo ente decide praticamente qual è l'obiettivo tecnico del patto, perché al suo obiettivo di inizio d'anno complessivo sottrae l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità che ritiene, per obblighi di legge o per scelta di ulteriore accantonamento, di accantonare nel bilancio di previsione. Quindi questo è stato uno dei l'elemento di fornire flessibilità dovendo appunto competere con un vincolo tuttavia molto rilevante, è stato uno degli elementi che ci ha consigliato di insistere su quel tipo di operazione. Oggi noi, nel fare quel lavoro l'anno scorso, eravamo partiti da una strada diversa, e così entro nell'aspetto 243 e della local tax, o di quello che ne rimane, per stringere appunto sulle cose più di attualità. Noi abbiamo ritenuto per un certo periodo l'anno scorso che sarebbe stato opportuno, utile per il sistema, sia nazionale che per il comparto dei comuni, attivare immediatamente la sperimentazione della 243. Non perché pensiamo che la 243 sia una cosa buona e giusta, noi riteniamo che sia eccessivamente vincolante, che il meccanismo regionale di arbitraggio e compensazione è inattuabile sostanzialmente, perché guardate, dire che in mezza Italia non si capisce che cosa è, vuol dire che è inattuabile, perché effettivamente, se andiamo poi a vedere il funzionamento delle nostre regioni e anche del nostro sistema di rete di autonomie suddiviso in 17 luoghi diversi, possiamo tranquillamente dire che 8 su 15 o 8 su 17 sono situazioni che non hanno mai sperimentato nulla del genere, intendo dire neanche sperimentato utilmente il patto verticale incentivato, cioè delle forme normali che insomma sono già sperimentate, e quindi possiamo essere certamente non confidenti. Così come siamo poco confidenti, per nulla confidenti, negli altri punti della 243, cioè l'elemento output gap cosiddetto, cioè come attivare strumenti di regolazione in relazione al ciclo economico, no? È un ulteriore elemento di complicazione che si presta a notevolissime arbitrarietà, che insomma come minimo ci lascia sostanzialmente nella stessa situazione di oggi, in cui non è che ci sono particolari garanzie rispetto alle decisioni tra virgolette dispotiche, no? Della legge, che dice vabbè, il tuo saldo deve valere tot, e questo è senza particolari giustificazioni. Quello che noi puntavamo allora e puntiamo anche oggi è dire: guarda, guardate, i cosiddetti quattro saldi non sono di per sé uno spauracchio, cioè ragioniamo soprattutto oggi, dove le illusioni di facile cambiamento della 243 possiamo darle per svanita, insomma adesso io per carità non poniamo limiti, ma l'idea che il Parlamento in maggioranza rafforzata vada nell'arco della sessione di bilancio autunnale entro il 31 dicembre a fare una modifica intelligente, ovvero una proroga dei termini, è possibile, ma la lasciamo tra le cose meno probabili. Noi riteniamo che lavorare su quei saldi a partire, non ad arrivarci, ma a partire dai risultati della nuova contabilità, e cioè dal saldo di competenza generale potenziata, quindi uno dei quattro saldi che la legge 243 prefigura, è una strada possibile non per sopravvivere soltanto, ma anche per andare in avanti in termini di allentamento di vincoli e di maggiore autonomia nella gestione del bilancio, che è l'obiettivo che non solo noi ci proponiamo, ma insomma che viene comunemente dichiarato dal governo, da forze politiche importanti, eccetera. Quindi questo è la nostra attenzione e preoccupazione. È possibile operare partendo dall'unico vero saldo di rilievo, cioè quello che sarà rilevato dall'Istat per andare in Europa a dire il nostro indebitamento netto vale così, ecco, per capirci, insomma, no? E enfatizzando quell'aspetto, qui abbiamo anche una esemplificazione, ma insomma non descriviamo proprio tutta la formula, ma insomma il passaggio dalla competenza mista del 2014 precedenti alla competenza potenziata della nuova contabilità è un passaggio coerente con la nostra esposizione europea, coerente con un significativo allentamento di vincoli per i comuni, e noi puntiamo
coerente anche per ridare autonomia e capacità di programmazione ai bilanci, perché il guaio grave del patto di stabilità, oltre a difetti di natura, diciamo, di possibile opportunismo informativo, cos'è la competenza, come alimento l'entrata di competenza e così via, che sono cose assolutamente superate oggi con la nuova contabilità, il grave difetto dei meccanismi tipo patto è che mi consente magari oggi di fare 100 di investimento, può darsi, o di spesa, può darsi che poi non mi consenta più di pagare le rate quando arrivo alla scadenza, ma anche di spese diciamo banali o privilegiate che io ordino oggi con i meccanismi erratici e delle regolazioni di patto, io potrei non aver poi la possibilità di dover bloccare i pagamenti, insomma il meccanismo che abbiamo poi visto nella sua esplosione anche a livello di eccezione europea, non avere la possibilità di onorarlo e quindi entrare in questo loop negativo, sia appunto per l'esposizione europea che c'è, sia proprio per la programmabilità del bilancio. Per noi è molto importante questo, perché sarebbe una via di fuga concettuale facile oggi dire con la 243 non si può fare niente, ecco, diciamo è bene cambiarla, ma forse per cambiarla abbiamo più del trimestre che ci separa dalla fine dell'anno. Nel frattempo concordiamo con un meccanismo di definizione di saldo e di stress sulla competenza generale potenziata, sul saldo finale di competenza potenziata, che è quello che ci offre la nuova contabilità, che con la faticosità del caso, ma insomma, è entrata in vigore pienamente. Discorso sul fisco e chiudo, vabbè, noi abbiamo una serie di requisiti che diciamo da sempre, insomma, sono cose che non vale la pena di ricordare. Noi riteniamo questo, insomma, sotto il profilo tecnico dobbiamo sottolineare questo: qualsiasi intervento si faccia sul assetto fiscale dei comuni dovrebbe portare, diciamo, la riformista ad un passo in avanti nei requisiti che chiediamo. Allentamento, alleggerimento del concetto orizzontale di partecipazione al fondo, è una cosa che anche politicamente, insomma, non è difficile reggere con queste dimensioni, no? L'idea che cedi prima ancora di mentre stabilisci l'aliquota, sai che cedi una quota così rilevante del tributo, è il 46% se non sbaglio, insomma, del conto che abbiamo fatto, del prelievo che facciamo. Alla perequazione orizzontale è inspiegabile localmente, cioè è poco reggibile. Quindi un passo in avanti su quello, un passo in avanti quindi nel fatto che ciò che chiedo finanzia direttamente il programma politico elettorale di bilancio dell'amministrazione, quindi il diretto rapporto tra richiesta di prelievo e programma politico amministrativo dell'ente. Il mantenimento di margini che siano comunque accettabili, che abbiamo due problemi come sempre per le modifiche che si fanno in corsa. Dobbiamo avere dei margini, cioè una leva fiscale, una leva sulla quale esercitare sforzo fiscale sufficiente per inverare il discorso dell'alimentazione di programmi incrementali, diversi, no? Da quelli dei servizi essenziali. Al tempo stesso dobbiamo garantire la situazione della leva fiscale già esercitata. Evidentemente quando non parti da zero hai questo duplice problema. Allora, fare questo era forse più facile impostarlo in un ragionamento di nuovo tributo, no? Con nome inglese da ridisegnare e così via. Oggi con l'opzione politica di abolizione del prelievo sull'abitazione principale i margini sono più ristretti, ma certamente, e parlo sotto un profilo strettamente tecnico, qualcosa nella direzione di ciò che indicavo, di avvicinare il sistema a quei requisiti di autonomia, responsabilità e margini adeguati, si può ottenere semplificando quello che rischia di essere un sistema residuo abnorme, cioè noi avremmo
se si opera nel senso indicato dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'Economia, quindi stiamo parlando insomma, di obiettivi molto fortemente diciamo, già delineati, di abolire il prelievo sull'abitazione principale e direi giustamente, conseguentemente, di abolire il prelievo sugli inquilini che fa parte del meccanismo TASI, per quanto non insomma, al margine, non da tutti applicato, eccetera. Beh, è ben strano che si mantenga un grosso tributo immobiliare e un piccolo tributo immobiliare con gli stessi contribuenti, la stessa base imponibile e semplicemente una complicazione di calcolo e di regolamentazione comunale nonché di gestione, quindi complicazione sia per i contribuenti che per i cittadini. Quindi questa secondo me potrebbe essere la via per un passo, arricchita o meno, ma direi in massima sì, da la possibile acquisizione del gettito base delle cosiddette categorie D, che sono i mobili industriali e commerciali di tipo speciale, che naturalmente, e questo insomma, in un convegno di questo genere è probabilmente inutile sottolinearlo, ma va sottolineato, non possono andare nella fiscalità diretta dei singoli comuni, per la loro stessa natura. Noi abbiamo una composizione della base imponibile territoriale, della base imponibile dei fabbricati industriali, per cui è già tanto ipotizzare di, come è oggi, applicargli lo sforzo fiscale al lato comunale. Ecco, lasciamo andare questo aspetto che modificherebbe ulteriormente il quadro e complicherebbe i conti, ma certamente dovendo fare quel tipo di scambio, al di là della definizione corretta di ciò che va dell'ammontare delle cose che vanno compensate, che sarà certamente un tema di grandissima importanza e rilievo nei prossimi giorni, ma certamente noi dovremmo sapere a priori che utilizzeremmo questo ammontare di gettito statale che rientra nel comparto per il fondo di perequazione, perché lì nel fondo di perequazione si redistribuisce fuori dall'acquisizione diretta del singolo comune ciò che è distribuito ovviamente in maniera fortemente diseguale, dove il tema non è solo nord-sud, quello è ovvio, è un tema importante, ma il tema a mio avviso più importante è che gli impianti industriali non chiedono la proporzione con l'ente nel cui territorio insistono, per cui io cito sempre il comune di Sermide che ha 6.000 abitanti nel Mantovano e ospita una centrale Edison qualcosa del genere, che per il semplice motivo di avere un forno che si accendeva e si spegneva anche nella rendita catastale ha dato luogo, no, a disastri finanziari per questo comune che dovevano essere a priori diciamo evitati, no, immaginando di usare quel tipo di base imponibile per scopi specifici. Io penso di poter finire così e ringrazio per l'attenzione.